La parola di oggi è la tebra. Partiamo subito dal significato, in realtà poco conosciuto. Significa nascondiglio, luogo oscuro e riposto, recesso, profondità. Parola di fascino, molto usata in letteratura, specialmente al plurale. Un esempio per tutti. Manzoni, nel famoso coro della tragedia Delchi, che inizia con le parole «dagli atri muscosi dei fuoricadenti», descrive la paura dei Longobardi che, sconfitti dai Franchi, cercano disperatamente rifugio dicendo: «Ansanti li vede, quai trepide fere, irsuti per tema le fulve criniere, le note la tebre del covo cercare». E cioè fanno come le bestie selvagge che, sentendosi minacciate, cercano rifugio nelle loro tane. La parola però ha anche un importante significato figurato, per rappresentare una profondità segreta, insondabile, profondità del cuore, della mente o del pensiero, o comunque qualunque cosa che ne nasconde qualcos'altro. Se per esempio diciamo: «I nostri cari e gli amici più fedeli conoscono le più profonde latebre della nostra mente», vogliamo indicare che per qualcuno non abbiamo segreti e questo qualcuno comprende anche i nostri pensieri più nascosti. In questo senso Padre Dante usa il termine «latebra» nel canto 19 del Paradiso, quando lui viene chiarito perché l'uomo non può comprendere la giustizia divina, e quindi gli viene tolto il velo, la latebra, che gli impediva di capirlo. Così dice Dante per chiarire il concetto: «Assai te temmo aperta la latebra che t'ascondeva la giustizia viva». Molto interessante l'etimologia della parola. Deriva dalla parola latina latebra. E in realtà chi vuole fare lo snob potrebbe pronunciarla anche in forma sdrucciola alla latina, cioè latebra, senza peraltro sbagliare. Latebra deriva a sua volta dal verbo latere, che vuol dire stare nascosto, e ha generato un numero rilevante di parole italiane, come ad esempio il diffusissimo participio presente latente, usato generalmente come aggettivo, e che significa che rimane nascosto, che non appare esternamente, che cova segreto, che non appare visibilmente. Frasi quali: «Nell'aria c'è un nervosismo latente», oppure: «Quella società, apparentemente allo stremo, ha invece forze ed energie latenti». E ancora: «Per anni non si è accorto di avere quella malattia latente che non dava segni di sé». In queste frasi viene rappresentato bene, con l'uso della parola latente, qualcosa che c'è ma che non appare. Insomma, il contrario di manifesto. Aggiungo infine che in latino c'è un verbo che deriva anch'esso da latere, e che di questo verbo è un iterativo, vale a dire che rappresenta un'azione che si ripete. Il verbo è latitare, che vuol dire continuare a stare nascosto, e più in generale essere assente, mancare. Il verbo è usato anche in italiano con lo stesso significato. Il participio presente di esso, latitante, è usato come sostantivo e aggettivo. Quindi latitante è il ricercato che non si fa trovare. Un padre latitante è un genitore che non si assume le proprie responsabilità nei confronti dei figli. Nel linguaggio giornalistico il termine è riferito spesso a un organo politico-amministrativo che non assolve i propri compiti istituzionali, come per esempio nella frase: «Nella recente vertenza sindacale il governo è rimasto latitante». Quindi, se noi usiamo comunemente le parole latente e latitante, non temiamo di usare anche la più ricercata parola latebra, e se qualcuno non ne capisce il significato, possiamo cercare di spiegarglielo. Firmato Robin Hood. Arrivederci a presto con una nuova parola.